Non so mai come iniziare questi video. In tantissimi di voi mi hanno chiesto informazioni sulla mia bici da enduro e oggi sono qua per parlarvene un po'. Questa è la mia Nukeproof Mega Pro in carbonio e ve ne parlo subito dopo queste clip. Visto il collo da giraffa che ho in questi giorni, meglio inquadrare soltanto la bici. Si tratta di un Nukeproof Mega in versione Pro, taglia M e in colorazione blu con dei riflessi fighissimi che la fanno diventare non una bici qualunque. E partiamo dalle sospensioni, che è il cambiamento più grosso rispetto al modello di serie. Monto sospensioni Ohlins dai ragazzi di Andreani Bike. Davanti la forcella è la 36 Evo, è il modello nuovo, e dietro è invece il TTX 22M, già che l'ho dato nella mia bici da discesa. Allora, questa forcella ha 160 di corsa, ha tre camere, una positiva, una negativa e una camera diciamo di rampa, e come setting uso 100 PSI nella positiva e il massimo che si può, ovvero 230 nella terza camera, per riuscire a farla più progressiva possibile. Da questa parte invece abbiamo l'idraulica, alte e basse velocità, che adesso conto i click perché non mi ricordo. Allora, i click si contano da tutto chiuso e io alle basse 10, mentre invece le alte con l'Ohlins, come anche nell'ammortizzatore, è un po' diverso perché queste alte hanno diciamo una leva più grossa con varie fasi, e uso sulla posizione 2, ovvero abbastanza aperto. Contiamo anche il click del ritorno. Sono a 13 su 15, quindi molto molto aperto. Invece l'ammortizzatore è forse il cambiamento più grande rispetto al modello standard della bici, e è fantastico, ce l'ho già sulla bici da discesa e volevo la stessa sensazione anche su questa bici. È fantastico, ti aiuta tantissimo nello scassato, nel veloce, dove davvero ti serve un buon sostegno, e lo uso con la molla 388, peso circa 65 kg, e in posizione 1, e contiamo i click anche qua. Allora, uso le basse velocità abbastanza aperte, sono a 13 su 18 e ritorno a 5. Passando al manubrio, uso il manubrio originale, un Nukeproof, credo che sia stato disegnato da Semil, con il suo attacco manubrio Horizon da 50 mm. Manopole con lo stemma Semil, come anche sul telaio. 6.000 perché questo è il telaio che ha usato lui negli ultimi 2 anni, quando ha vinto l'Enduro World Series. È un po' anche un onore usare una bici che ha vinto le ultime 2 campionati del mondo. Qui davanti abbiamo il portanumero della Core Stickers, personalizzato. Non lo uso sempre, però è molto carino. Monto freni Cura, sono i 2 pistoni, penso che qua sull'Enduro vadano benissimo. Sono sempre perfetti, cambio le pastiglie praticamente ogni mai e mi ci trovo molto bene. Questo è il mio parafango personalizzato dai ragazzi di FT Pro, sono davvero dei grandi e
hanno diversi colori, diversi modelli e possono anche farvelo personalizzato, quindi vi lascio sotto il link per il loro contatto e scriveteli perché sono davvero dei grandi. Un'altra cosa della FT Pro è questo laccio, lo uso quando non utilizzo lo zaino della Evoque. È molto comodo, all'interno ci metto una camera d'aria, un multitool, due leve levagomme e un bombolotto con dentro dell'aria compressa. Una chicca è qua dentro, dentro il movimento centrale, tengo 4-5 fascette che è facile da estrarre e possono sempre servire, non si sa mai. Un'altra cosa che ho sul manubrio è l'attacco del Garmin. Come dicevo, questa è la mia bici d'allenamento numero uno, quella che utilizzo di più, e il Garmin è quasi sempre con me. Qui troviamo il comando per il remote control del reverb e deve avere 125 mm di corsa. Passando poi velocemente ai pedali dei Crank Brothers modello da enduro, con i pin abbastanza bassi per non dar fastidio con la gomma delle scarpe, e trasmissione SRAM con pedivelle descendante, corrono da 32, anche se vorrei provare una 34 quando avrò più gamba, e cambio GX, cassetta Eagle Technology, 12 rapporti. Wow! A questo punto sarei voluto passare alle gomme e ai cerchi, però mi sono reso conto che sono troppo consumate, quindi le andrò a cambiare. Scusate per il cambio location, ma la prima non era più disponibile. E niente, ho montato le gomme, ho montato l'anteriore, un Maxxis Minion DHF 2.5, mescola 3C Max Grip e protezione EXO. E mentre al posteriore un aggressor, sempre 2.5, che secondo me è un buon compromesso tra andare bene in discesa e pedalare ancora in maniera decente. All'interno, davanti, non uso nessun inserto, mentre al posteriore uso questo inserto qua della Nukeproof e lo uso anche nella bici da discesa. È abbastanza sottile, largo il giusto, leggero e secondo me fa il suo dovere, nel senso che protegge il cerchio da impatti verticali e anche laterali, però lascia un po' di aria, un po' di spazio per l'aria all'interno della spalla e quindi la gomma si comporta ancora in modo decente, diciamo. Il liquido che uso è questo qua, il MacOff, no puncture, e mi ci trovo bene e profuma anche. E niente, il video finisce qua, spero che vi sia piaciuto. Questo era il mio bike check della mia bici da enduro, la Nukeproof Mega. Se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, molti video arriveranno presto. E niente, io ringrazio scottbike.com e noi ci vediamo in un prossimo video.